Ragazzi, oggi è la volta delle papere. Allora, come ben sapete, ormai ne ho collezionate veramente tante fin dall'inizio e ho già pubblicato negli anni scorsi alcune collezioni particolari di errori davanti alla telecamera e continuo a collezionarne, quindi quando ne raggiungo un buon numero preparo un altro video di bloopers o papere o errori davanti alla telecamera per voi. È anche un modo per magari farvi capire quanto lavoro c'è dietro la registrazione di una videoricetta, soprattutto perché magari alle volte la testa non funziona, non si sa cosa dire, le parole mancano. E soprattutto comunque non è una cosa così ovvia parlare davanti a una telecamera quando fondamentalmente si è da soli. Quindi spesso insomma si collezionano dei momenti abbastanza imbarazzanti dove diciamo la stupidità regna. E niente, insomma, questo è quando pubblico questi bloopers o papere, è anche un modo per ringraziarvi. E voi che comunque mi seguite, continuate a iscrivervi ai nuovi arrivati, stiamo quasi raggiungendo i 4.000 iscritti e insomma non sono cose che cioè che do per scontato, e quindi sì, è un modo per condividere un'altra parte del lavoro che c'è dietro a un canale di cucina. E quindi ecco a voi gli errori delle ultime video ricette. Ciao a tutti ragazzi, allora come vi avevo detto nell'ultima video ricetta, oggi vi presento, questi ragazzi che vi presento, una persona, non ci posso credere, avevo registrato tutto e lo dovrei fare da capo, adesso controllo che stia facendo rec. Ciao a tutti ragazzi, oggi vi presento una ricetta che da diverso tempo che volevo proporvi, però ciao a tutti, senti che rumore che fa. Sono stata assorbita pienamente dall'Università di Scienze Gastronomiche. Cinzia. Che palle! Adesso c'è anche il microfono, quindi si sente anche di più. Vero, Lucky? Vedi fare i video fuori? Ci siamo? E siccome è una ricetta scozzese, forse magari avete iniziato a capire sì e poi che cosa. E, diciamo che la differenza principale è che nella mia famiglia, ecco, diciamo così, non utilizzo. Ups. Ecco come muovere. Ciao a tutti ragazzi, allora oggi vi presento una nuova ricetta dolce. Come ben sapete io adoro i dolci e non per... Forza, coraggio. Ciao a tutti ragazzi, allora come vi avevo promesso vi insegno oggi come cucinare. Diciamo che si cucinava spesso nella mia famiglia. Le kefta sono perfette per... mandatemi le vostre foto sulla fanpage di Facebook, c'è Yuri che vuole, Yuri, Lucky, ormai con tutti i gatti che ho avuto, vabbè, che vuole uscire, e, scusate, un po' che non sti cazzi, vabbè, riprendiamo da capo. Come ben sapete io adoro i dolci e non posso resisterci. Oggi non ce la faccio, eh. Ciao ragazzi! Sì, ciao ragazzi! Sì. Sì. Dopo aver ottenuto un impasto omogeneo, aspettate che vediamo se è ancora in rec. Sì, Dio grazie. Io spero che la ricetta vi piaccia, ma soprattutto... Io spero che per dare di nuovo ed è proprio questo il bello di una ricetta fatta in casa così semplice e soprattutto come posso dire, le cipolle dovranno cuocersi lentamente senza bruciarsi, mi raccomando, senza bruciarsi.
La ricetta è veramente semplice. Io ho deciso di darci una... che cosa? Un carattere, no? Di darci che cosa? Oh, il mio inglese, tra l'inglese e l'italiano, non so cosa sia peggiore in questo momento. Io però ho deciso di aggiungerci... A questo punto, con un coltello, create... Aspettate, cosa che dice? L'italiano va a farsi benedire. No. Cosa posso dire? Che cosa? Quindi, in una ciotola amalgamate il... sì. In una ciotola amalgamate il macinato. Se vi piacciono le... Se siete fan delle fan. Ed ecco pronte le vostre kefta per essere servite insieme a un... che cosa? A del profumato riso basmati. Diventa super profumato e perfetto. E voilà. Ma perché voilà? Infatti ho notato ultimamente che alcuni dei vostri follower che palle. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Lasciate un commento sotto al video, mettete mi piace e che cosa? Perfetta per le merende dei vostri bambini, ma anche per quelle dei più grandi. Certo. Ciao. Sta a vedere. Ragazzi, io spero con questo video di avervi strappato una risata o almeno un piccolo sorriso. Grazie ancora per continuare a seguirmi e grazie ai nuovi iscritti, benvenuti e ci vediamo con le prossime video ricette. Un bacione e alla prossima volta.